chiunque delinque a Pescara sa che non può vivere tranquillo perché viene costantemente in qualche modo preso dalle forze dell'ordine. E perentorio il sindaco di Pescara Carlo Masci, oggi al numero 80 di Via Lago di Capistrano, si sta procedendo all'abbattimento di un immobile illegale senza alcuna autorizzazione, posto di fronte a un locale già sequestrato dalle forze dell'ordine. La ditta incaricata con la polizia municipale ha iniziato a togliere le prime suppellettili e quanto di abbandonato si trova all'interno della struttura, presenti tra gli altri l'assessore del Trecco e il sindaco Masci. Un altro pezzo di illegalità che eliminiamo dopo il ferro di cavallo, dopo la demolizione dei tre fabbricati di Via Lago di Borgiano che erano diventati un cumulo di situazioni illecite. In questo quartiere stiamo agendo da quando siamo arrivati costantemente per migliorarne le condizioni. Tra qualche giorno inizieranno anche i lavori di riqualificazione sia della piazza che creeremo in Via Lago di Borgiano, dove c'erano i tre fabbricati che abbiamo demolito, in questa zona di Via Lago di Capestrano. Continueremo la demolizione del ferro di cavallo perché oramai l'Enel ha finito il suo lavoro di spostamento della centralina, quindi nei prossimi giorni anche l'ultimo troncone andrà a terra. Insomma, prosegue il sindaco, noi ci siamo e lavoriamo assieme all'autorità giudiziaria e alle forze dell'ordine. Inoltre i cittadini vengono a segnalarci situazioni di particolare disagio e degrado. Soprattutto episodi isolati quali quelli che ci sono stati. D'altronde lei stesso ha chiesto maggiore sicurezza. Noi ci siamo sentiti e ci continuiamo a sentire costantemente con il prefetto, con il questore, con il presidente del tribunale, con il procuratore. Fino all'altro ieri ci siamo visti nel comitato per la sicurezza. L'attenzione è massima, qui c'è un faro acceso da parte di tutte le istituzioni che agiscono di concerto per risolvere problemi che sono problemi che esistono da decenni e decenni.